Ok, oggi volevo recensire Spider-Man Far From Home. Sapete, avete presente i sequel di Spider-Man Homecoming, l'ultimo capitolo dell'MCU, insomma, volevo fare la recensione di quello perché pensavo, chiudiamo finalmente la saga dell'MCU e non se ne parla più. Scusate la rima. Solo che un altro giorno uno di voi mi ha giustamente fatto notare che durante la settimana appena passata c'è stato l'80° anniversario di Fantasia, omonimo film della Disney degli anni 40. E che io considero estremamente capolavoro. Così ho pensato, perché non parlarne in questa recensione? Perché non fare una recensione di fantasia? E quindi eccomi qua. Ciao a tutti ragazzi, io sono Cristantellini e inoltre benvenuto nel mio canale, il giovane da Gofino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Fantasia, film del 1940 della Disney, e oggi considerato giustamente uno dei migliori film d'animazione di sempre. Oh, scusate la mascherina, ma sono appena tornato dopo aver buttato la spazzatura. Comunque... Ma prima di cominciare una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate da questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi, buon divertimento. Innanzitutto partiamo con la trama. Beh, riassumere Fantasia con una trama mi sembra un po' complicato. Diciamo che in pratica sono questi. Non mi ricordo il nome esatto, saranno 6, 7, forse di più. Beh, questo numero di episodi, che ognuno di loro è una pura espressione di musica raccontata tramite le immagini, in un crescendo spettacolare e decisamente magnifico, diretto tutto da questa fantastica orchestra. Beh, potremmo definirlo come un grande concerto animato, in parole povere. Bene, passata da parte della trama, vado ad illustrarvi la mia opinione. Beh, innanzitutto devo dirvi che io penso che Fantasia come posso dire, è uno di quei film che o lo ami o non lo ami, non so se mi spiego. Cioè, l'assenza di una trama, in questo caso, si rivela la carta vincente, mi spiego meglio, è un po' complicato da spiegare anche perché Fantasia è un film decisamente complesso, parlarne approfonditamente sarà dura, quindi vi avverto fin da adesso, se ci sarà magari qualche punto che non capirete, qualcosa che magari vi sembrerà assurdo, guardate, è perché proprio ho difficoltà io stesso a parlarne, ho voluto fare questo omaggio perché come mi avete giustamente fatto notare c'è appena stato l'80° anniversario e perché anch'io in effetti sono un fan del film, non è tra i miei classici Disney preferiti, lo ammetto. Però è un capolavoro, mi sembrava sbagliato non parlarne visto che c'è appena stato l'anniversario. Comunque, tornando al film, dicevo, io penso che un enorme, immenso pregio del film sia proprio la sua fusione tra musica e immagini. Immagini che, tra parentesi, sono invecchiate meravigliosamente. Io ve lo giuro, per essere sicuro di ricordarmelo meglio, me lo sono guardato proprio l'altro giorno perché ho Disney Plus, mi sono riguardato Fantasia. Sono rimasto di stucco, cioè, da come è fatto, da quanto è bello visivamente, proprio anche per il grande accompagnamento tra musica e immagini. Giuro, sembra uscito l'anno scorso. È fatto veramente, veramente bene, con questi colori accesi, questa animazione così vivace, splendidamente mescolata a questa musica così dolce e melodiosa. Veramente, unico film che dici non ha trama, ma va bene così, perché è una pura espressione visiva, nel senso che è l'unico film che se ne infischia della storia o dei personaggi, non è una storia da raccontare, è una storia che parla tramite le sue immagini ed è qui la grandezza del film. È una concatenazione di immagini meravigliose, montate meravigliosamente tra l'altro, e vivaci oltre ogni misura. Sì, ci sono alcuni eventi raccontati magari tra uno sketch e l'altro. Scusate il termine, tipo per esempio il breve cortometraggio dell'Apprendista Stregone, che tra parentesi, piccola curiosità cinematografica, l'Apprendista Stregone doveva inizialmente essere rilasciato come posso dire, come cortometraggio indipendente, ma i costi del cortometraggio diventarono così elevati che Walt Disney in persona fu costretto a inserirlo in un film. Per questo è entrato a far parte di Fantasia. Non era previsto inizialmente, se non mi credete andate a guardarvi dietro le quinte magari del DVD, che tra parentesi vi straconsiglio perché è un dietro le quinte fantastico, io stesso l'ho visto, ne rimarrete affascinati. Ma tornando al film, dicevo, io penso che sia proprio questa la grandezza del film, questo suo mescolare immagini a una storia che non è necessariamente un racconto, ma è comunque bello, è proprio fatto bene. Io sinceramente penso che in questo caso non serva a niente mandarla per le lunghe, perché non c'è niente da dire, è tutto qui, è semplicemente un capolavoro visivo, ma non è un difetto. Ci sono, per carità, capolavori visivi che sono difetto, nel senso che, mi spiego meglio, ci sono, non parlo di fantasia, parlo un po' in generale, anche con film recenti, film che magari visivamente sono magnifici, ma poi di solito sono delle cagate pazzesche, o semplicemente non sono a livello del reparto visivo. In questo caso invece no, abbiamo un film che la storia
non è quasi niente perché sono 6, 7 o qu quanti altri in più racconti slegati tra loro. Tra l'altro, il mio preferito, e penso anche il vostro, anzi, non lo so qual è il vostro, ditemelo nei commenti. Comunque, dicevo, il mio preferito, ecco, Chernabog, che tra parentesi è uno dei miei personaggi preferiti, così, così imponente, magnifico, elegante, poi con quei colori scuri, veramente un personaggio magnifico, uno dei miei antagonisti Disney preferiti. Beh, se si può chiamare antagonista, perché tecnicamente non ci sono neanche degli eroi in quel film, quindi è un po' articolato come definizione. Comunque, tornando a noi, dicevo, io penso che sia proprio quella la grandezza del film. Questi 7, 8 o anche di più, non mi ricordo il nome esatto, scusate se continuo a dirvelo, però è così. Questi cortometraggi uniti tra loro in un crescendo magnifico di musica, immagini e splendore. Non penso ci possa essere altro da aggiungere. Cioè, è quel tipo di film che proprio o lo ami o non lo ami, non c'è una via di mezzo. Non penso che possa esserci. È un film che proprio hanno fatto la storia per loro innovazione, per il modo in cui sono fatti. È un po' come Il gabinetto del dottor Caligari, non so se avete presente, un bellissimo film del 1920 che tra parentesi vi straconsiglio perché è un capolavoro. È quel film che proprio vive di immagini, di musica e immagini, non c'è altro da aggiungere. È tutto qui. Non ho altro da aggiungere, non ho altro da aggiungere se non dandomi la mia votazione finale. Un voto da 1 a 10 do un convintissimo 9,1. Pensate ci fosse altro da aggiungere? Credete che meritasse un 10? Pensate che io abbia detto delle cose senza senso e volete delle spiegazioni più approfondite? Fatemelo sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la sessione vi sia piaciuta. Oh, e scusatemi ancora per la mascherina. Ce l'avevo ancora addosso perché sono appena tornato dopo aver buttato la spazzatura e sapete, con questo cazzo di Covid, quando scendi devi mettere la mascherina e tutto quanto di qua e di là. Beh, insomma, avete capito. Comunque, ci vediamo ancora in seguito per le prossime recensioni. E come sempre, se c'è qualche film che credete che ci esca, fatemelo sapere nei commenti. Vi auguro una buona giornata, arrivederci!